Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Maria Elena Boschi, durante gli anni del nostro governo Toninelli era uno dei più duri, il primo a insultarci, a gridarci casta, a rinfacciarci presunti scandali. Vedo oggi le sue immagini, braccato da ragazzi che lo contestano come faceva lui con noi, lo vedo sbroccare e dire parolacce. Lo vedo scappare e provo un sentimento strano, quasi di imbarazzo per lui, vittima oggi di quella stessa antipolitica che lo ha portato in Parlamento. Il populismo è una ruota che gira, o ritorna alla politica, o ci saranno sempre queste immagini tristi e mediocri. Non credo che Toninelli capirà la lezione. Spero che tanti cittadini si rendano conto che il populismo è un virus, che la politica è il vaccino. Così la capogruppo di Italia Viva la Camera, Maria Elena Boschi, in un post su Facebook. Concordo con lei sul fatto che Toninelli tanto non capisce, non capisce. E il populismo è una ruota che gira e il populismo non dovrebbe stare in governo, non dovrebbe stare in Parlamento. Il populista dovrebbe stare al bar, no? Sapete quello che dice al bar? Quelle frasi un po' qualunquiste, no? Sono tutti dei ladri, per esempio, no? Il politico, ecco, il qualunquista, il politico da bar, ecco, dovremmo lasciare il populismo al bar. Il populismo sono quelli no TAV, no TAP, no Vax, no Salone di Torino, no Olimpiadi, no Mondiali, no a priori, perché dietro non c'è un pensiero, perché se voi al politico da bar gli chiedete il perché sta dicendo quello che dice, non vi sa rispondere perché sa solo ripetere questi titoli che magari ha sentito in un altro bar da un'altra persona. Quindi il populismo è poca cosa, il populismo è poca cosa, nel senso ci sono delle eccezioni, c'è poi il vero populista che è quello che realmente pensa in un certo modo, ma ha dietro alle spalle un certo bagaglio che gli permette di giustificare le panzanate che dice, perché c'è anche chi è così. Ad esempio, vi faccio un esempio. Io ho un parente che lo reputo una persona intelligente, una persona intelligente, ha argomentazioni. Però le sue argomentazioni sono tutte strampalate, nel senso che parla di scie chimiche, parla di tutte queste cose sui vaccini, e però comunque non è il classico populista da bar, è una persona intelligente che si è votata a queste teorie bislacche in maniera curiosa, perché io l'ho sempre reputato estremamente intelligente, è finito nel vortice di queste strani del complottismo, delle scie chimiche. E quindi non tutti sono poco intelligenti, ecco, diciamo così, o sprovveduti. Ci sono anche dei populisti che hanno intelligenza, che però a un certo punto cominciano a prendere queste strane vie complottiste. Non so, è una questione un po' quella del populista da bar, del populista convinto, il populista invece che ha delle basi, è un po' curiosa. Però la maggior parte di quelli che definiscono populismo, quel populismo è molto sinonimo di pressapochismo, populismo sinonimo spesso di mancanza di conoscenza delle cose di cui il populista ne fa delle bandiere. Quindi io concordo con Maria Elena Boschi quando dice che Toninelli tanto non capisce. Ecco, secondo me Toninelli fa parte di quelli che alla fine poi non capiscono la sua scena iconoclasta, no? Quella scena plastica di lui, del vaffa, no? Del vaffa al bar. Se non lo sapete, è lui che è stato accerchiato da 15 giovani e non giovani che gli chiedevano conto del perché l'alleanza con il PD. E lui ha cominciato: voi non sapete che io mi dimezzo lo stipendio da anni? Che non è vero, lui non si dimezza lo stipendio. Lui, come tutti i politici che
ci sono in Parlamento, prende una parte del suo stipendio, che è consistente, 2.000-2.300 euro, e lo dà al suo partito che serve per il funzionamento del gruppo parlamentare, come fanno tutti in tutti i partiti, eh. Lui non è un supereroe che restituisce metà dello stipendio. Attenzione che i 5 Stelle inizialmente davano una parte dello stipendio, 2.300 euro, li ritornavano allo Stato nel fondo per il microcredito. Quindi all'inizio si poteva dire i 5 Stelle sono gli unici che restituiscono allo Stato, restituiscono allo Stato. Mentre gli altri, negli altri partiti, restituiscono, più che restituiscono, danno una parte del loro stipendio ai partiti. Adesso i 5 Stelle sono come tutti gli altri, non restituiscono allo Stato, ma danno al proprio movimento, che è un partito, in un conto corrente intestato a Rocco Crimi e ai due capi, il responsabile della Camera e il responsabile del Senato per il movimento. I tre hanno un conto corrente e lì i grillini, politici, senatori e parlamentari, danno una parte del loro stipendio, come fanno tutti gli altri politici, e loro non restituiscono di più. Anzi, il partito dove i politici danno di più al proprio partito è la Lega, 3.000 pesos. Poi c'è 900 euro in Forza Italia, ma c'è un bonus iniziale di 30.000 euro quando vieni eletto. In Italia Viva sono 500 euro, nel PD credo siano 2.000 euro, nel Movimento 5 Stelle sono 2.300 euro. Tutti i partiti danno, i loro senatori, politici danno una parte del loro stipendio per le spese del partito, perché il partito possa continuare nella propria azione. Quindi la storia di Babbo Natale che ci racconta Danilo Toninelli, che gridando a questi 15 che lo accerchiavano chiedendogli spiegazioni, io do la metà dello stipendio. Non è vero, non è vero. Lui non dà la metà dello stipendio, lui dà una parte del suo stipendio come tutti gli altri. Anzi, c'è da dire che gli unici in Parlamento che fanno storie su questi soldi che devono dare al partito sono i 5 Stelle. Sono gli unici che non vogliono pagare, una gran parte non vuole pagare quei 2.300 pesos, cosa che negli altri partiti questo non succede quasi mai, il fatto di non pagare il proprio partito. Quindi, piuttosto che dire noi 5 Stelle siamo quelli che restituiamo, restituivano, non restituiscono più, dovrebbero pagare il loro partito e lo fanno in pochi. Quindi la storiella del mago che i 5 Stelle restituiscono allo Stato non è più vera. Lo fu, utilizzando un verbo al passato, fu, non al passato prossimo, al passato remoto, fu. Ecco, quindi stavamo dicendo che Toninelli ha fatto un po' una figura, nel senso, si è messo a dir parolacce. Voi non capite che io, noi facciamo, voi dite, noi facciamo. Poi alla fine è andato via perché la situazione si stava surriscaldando e sinceramente non ho visto queste persone molto per la quale, dopo che hanno ricevuto praticamente una semi-aggressione verbale di Toninelli, quindi ha fatto bene ad andare via perché gli animi si stavano surriscaldando. Provate a guardare i video e il video e capite che ha fatto bene a scappare via, no? Quindi poi Maria Elena Boschi, quando dice l'ho visto sbroccare, che brutta definizione sbroccare. Intanto i politici dovrebbero parlare con un linguaggio più forbito, l'ho visto sbroccare, no? Che brutta espressione. Quindi a Maria Elena Boschi consigliamo di utilizzare un linguaggio più consono a un politico. Ecco. Io intanto vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.